con una puntualità quasi fuori dal comune, ma cominciamo. Grazie di essere qua quest'oggi. Sono Tony Marra, il presidente dell'Associazione Parkinsoniani Associati di Mestre Venezia, ODV, ed è con piacere che oggi inauguriamo questa mostra, una mostra che ha un passaggio più che sui numeri, sul cuore, poi vedremo meglio. Ma prima di tutto vorrei lasciare la parola al nostro assessore alla coesione sociale, dottor Venturini Simone. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Tony, grazie Presidente. Con noi c'è una bella collaborazione da un po' di anni e devo dire che l'associazione ha un ruolo importante nel panorama mestrino, non solo per le attività legate alla specificità di questa associazione, che ovviamente ha lo scopo non solo di fare informazione circa il morbo di Parkinson, ma anche raccontare le possibilità che ci sono sotto il profilo delle cure, ma anche lavorare sulle attività di inclusione e lotta agli stereotipi. È un lavoro importante che fanno soprattutto utilizzando il cinema, i film e altri mezzi di comunicazione, e oggi grazie alla bella collaborazione con l'Associazione Nazionale abbiamo una nuova mostra in centro a Mestre. Mestre che si prepara a essere bella, alle 5 accendiamo l'albero, e quindi è anche un periodo importante perché in questa realtà passeranno molte persone nei prossimi giorni. E questo è lo scopo, appunto, quello di raccontare, mostrare, stimolare, far riflettere, mettere qualche domandina, pensare a quelli che possono essere i dubbi delle persone, la paura di non conoscere e la paura di quelle persone e di quelle famiglie che sono all'inizio del percorso, in cui c'è la prima diagnosi o il primo segnale, il primo dubbio: ma forse mio marito, ma forse mia moglie, mio papà, mia mamma, stanno iniziando questo percorso. Ecco, il vostro ruolo è importantissimo perché in quel momento crolla il mondo, crollano le certezze, crollano anche alle volte le famiglie, non siamo abituati, non abbiamo le spalle così forti per reggere certe notizie. Per fortuna io ho appunto una zia che è morta col Parkinson ormai 20 anni fa, per fortuna quello che c'era 20 anni fa oggi c'è molto di più. C'è molto di più consapevolezza, molte più cure, molta più capacità di accompagnare e sostenere le persone che hanno la diagnosi del morbo di Parkinson. Quindi è ovviamente un momento importante ed è bello che si apra la città, perché il tema non è un tema dell'associazione, è un tema dell'intera comunità, è un tema dell'intera città, e quindi è giusto che tutta la città si interroghi, partecipi, si confronti, entri in contatto, faccia domande, ottenga risposte. Per questo l'incontro di oggi è molto importante e l'esibizione di mostra di oggi è molto importante. Grazie di cuore quindi all'Associazione Nazionale, grazie a Tony per la consueta energia e il grande entusiasmo che hai sempre messo in tutte queste iniziative, e vi auguro buona giornata oggi e soprattutto buona mostra per i prossimi giorni. Grazie. Grazie. L'assessore non potrà fermarsi fino alla fine, ma le sue parole sono indubbiamente gradite. A mo' di staffetta, o quasi, vorrei lasciare la parola, un po' a bruciapelo, ma so che qualche cosa da dire ci ce l'ha anche lui, a Raffaele Pasqualetto, il presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, Mestre Centro. L'ho preso un po' alla sprovvista, ma il fiatone dopo 4 gradini deve essere anche passato. Grazie, Presidente. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io conosco l'associazione attraverso i racconti, gli scritti anche dell'amico Tony Marra, che con me praticamente è presente nella municipalità come consigliere anziano ormai, perché ormai ci conosciamo da ormai 25 anni, 30 ormai penso. Ecco, e devo dire che ho cominciato a conoscere bene questa associazione attraverso il primo libro che aveva scritto Tony Marra e poi anche un altro che non mi ha dato molto tempo fa. Ecco, è importante essere presenti oggi perché questa, come altre associazioni, sono parte attiva, vivente, partecipata all'interno della nostra comunità mestrina.
E noi dobbiamo far conoscere a tutti queste realtà, come altre, perché conviviamo con loro momenti importanti della nostra crescita, della nostra vita, momenti difficili e meno difficili. Ecco, il testimoniale di Tony Marra in questo caso è un tenerci vicini, coscienti, vivi, attraverso le opere che fanno e attraverso gli intendimenti. È una mostra che deve essere pubblicizzata all'interno dell'intera municipalità, perché questa mostra mostra cose che altri non sanno o che non immaginano. È diverso dal camminare, capire, sentire, leggere, perché qui con occhi si vede effettivamente e si tasta con polso l'importanza e la vicinanza anche del problema e la grandezza del problema stesso, perché è un problema molto grande, dove effettivamente di giorno in giorno si lotta per crescere, per arrivare a delle soluzioni, per aiutare a vivere meglio, e questo è molto importante. Noi, qual è il nostro auspicio? È quello di, innanzitutto, è un invito pubblico che faccio anche a Tony Marra, essendo direttamente coinvolto nel nostro consiglio, è quello di far sì di rendere cosciente maggiormente questa associazione, anche con l'auspicio di invitarlo e invitare magari qualche delegato più, diciamo così, più rappresentativo anche della comunità intera nazionale in una commissione, perché i consiglieri devono conoscere per poter trasmettere emozioni e stati d'animo o meno. Ecco, quindi l'invito è che comunque non, qui potrebbe essere l'inizio di una collaborazione e anche di una conoscenza. Quindi il passare, il far conoscere attraverso i consiglieri, attraverso queste iniziative, questa è l'importanza di questa associazione. E questo, con questo vi auguro buon lavoro e continuiamo con la mostra, che poi dedicheremo, rimarrà aperta e avremo modo anche di vederla nei prossimi giorni. Grazie. Grazie al Presidente. E è un po' pesante anche per me, dopo 2 anni che ritrovarvi, insomma, quindi è un po' un'emozione anche quella che traspare dalle mie parole, lasciatemelo confidare. Volevo lasciare la parola adesso al dottor Paolo Sarrasin come rappresentante dell'Ordine dei Medici della provincia di Venezia, che ringrazio per la sua presenza. Quando guardo a ritroso gli anni di conoscenza che abbiamo alle spalle, mi sento vecchio, e invece poi alla fin fine è un modo diverso di essere giovani. Grazie, dottor Sarrasin, di essere qua con noi. Buonasera a tutti. Si sente bene, sì. Grazie Antonino, ho molto piacere di salutarti anche solo così umanamente questa sera. E io vi porto i saluti del Presidente dell'Ordine dei Medici, dottor Leoni, e di tutto il Consiglio dell'Ordine, che tramite la sua presenza qui, in risposta al vostro gentile invito, vuole manifestare il suo apprezzamento per questa mostra, questa iniziativa, che io ho già esaminato anche in internet, è molto bella, molto originale, ma soprattutto il nostro apprezzamento per il grossissimo lavoro che fa l'Associazione Parkinsoniani, perché la malattia di Parkinson non è così, diciamo tra virgolette, fortunata come, che so, il diabete o l'ipertensione o l'artrosi, che tutti sanno cos'è. La malattia di Parkinson ha bisogno ancora di essere conosciuta dalla società, dalle persone, e per fare questo bisogna lavorare. Logicamente, più un nemico si conosce e meglio si combatte. Il lavoro della vostra associazione è importantissimo, sia per i pazienti, cioè le persone che ne sono affette, ma sia anche per tutta la società, per aiutare anche ad allocare più risorse nel combattere questa malattia. E per questo io concludo facendovi i complimenti, augurando grande successo a questa iniziativa e augurando un buon lavoro per tutti gli anni futuri. Tanti ne avete già, perché so che lavora già da più di 25 anni questa associazione, ma insomma
spero e vi auguro che sia sempre più efficace, sempre più forte e abbia sempre più aderenti. Vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie. Chiedo scusa, ma le mascherine mi ingannano e nello stesso tempo mi giustificano. Non so se c'è il dottor Zuin, che non ho riconosciuto. Grazie. Volevo portare i saluti anche di Don Lorenzo, che non può essere qui con noi, Don Lorenzo del Duomo, ma che tanto ci ha aiutato. Al momento dei ringraziamenti non voglio anticiparlo, lo faremo domani. Lascerei la parola al nostro coordinatore Carlo Pipinato, che coordina queste stelle, qualche volta sono schegge impazzite, ma insomma, che sono le associazioni provinciali. Carlo, a te la parola, grazie. Grazie. E mi hai sorpreso, Tony, perché mi sembrava di essere un po' dopo, ma anticipiamo. Fortunatamente non mi manca, come dire, il brio dell'invenzione. Sono qua in un duplice ruolo. Da una parte come coordinatore del sistema veneto delle associazioni Parkinson, e su questo vi racconto una breve storia. Dall'altra anche come questo uomo che sono io raccumula cariche in modo incredibile, e dall'altra come rappresentante delle associazioni insieme a Manuela Cossiga e al professor Luciano Arcuri, che oggi purtroppo non c'è, non sta benissimo, nel tavolo regionale permanente per la malattia di Parkinson, per scrivere e descrivere il PDTA. Punto 1. Veneto. 6-7 anni fa ci siamo riuniti la prima volta per dire facciamo qualcosa assieme. La cosa è rimasta nel dire per un paio d'anni congelata. Non era facile, perché come ha già accennato qualcuno, l'individualismo nell'ambito delle associazioni è forte. Il territorio premia, il campanile c'è, ma ci siamo messi con pazienza, con Tony, con Leonilde di Vicenza, con Giovanna di Treviso e Veronesi, che vedo anche qui in platea. Ci siamo messi e abbiamo cominciato a dire facciamo qualcosa. Fortunatamente passava di lì un finanziamento europeo al quale abbiamo partecipato come Sistema Veneto e al quale siamo stati promossi. In un paio d'anni abbiamo fatto un lavoro enorme dal punto di vista tecnico-scientifico con le università di Bologna e di Padova, ma questo è il risultato minore. Il risultato maggiore è che ci conosciamo in maniera amichevole. Quando ci parliamo siamo, esagero, fratelli. Abbiamo un sistema informale di contatto, di ripresa, di ripartita, eccetera, che funziona. E in questo devo dire con orgoglio, Gianzi, che probabilmente siamo un pochino la punta di diamante nel sistema nazionale. Finito il progetto, siamo partiti con un altro nel quale siamo in corso adesso, è un progetto meno ambizioso, però porta qualche soldino, cosa che fa sempre bene. Adesso stiamo facendo sostanzialmente una prova, un test dell'uso delle tecnologie nelle attività di formazione e di informazione che già avevamo in essere. Per intenderci, per capirsi, facciamo il tai chi, facciamo yoga, abbiamo sperimentato, stiamo sperimentando come questi possono essere trasportati in un sistema di videoconference, cioè in risposta sostanzialmente a quello che è l'input del Covid. Ma non solo, stiamo scoprendo che il sistema internet è buono anche per coloro che hanno delle difficoltà a muoversi, per cui ci stiamo orientando sostanzialmente a erogare questi servizi di formazione in maniera mista. Supponiamo oggi ci si trova in questi quanti siamo qui, però a Rovigo ce ne sono altri, siamo in 8 qui di Rovigo, ce ne sono forse il doppio che ci seguono via internet. Questa è una innovazione non da poco nella malattia di Parkinson, perché una delle componenti del disagio, forse una delle maggiori componenti del disagio, è quello della mobilità. Guarda caso ci voleva Covid,
Speriamo che non ci siano altre cose in futuro, che ci sia un altro Covid, adesso avete sentito anche voi quello sudafricano, che ci costringa ad affrontare altre tecnologie. Ma siamo pronti. Rispetto a 6 anni fa, quando facemmo un primo tentativo, Toni, Leonilde, ancora una volta sempre loro, andammo in regione dall'allora assessore Caretose Veronese, Colletto, che fu gentilissimo, ci portò tutto il suo staff, ci incontrammo, ne uscimmo bene. Non avemmo noi la capacità di proporre qualcosa di concreto alla regione, cosa che invece siamo riusciti a fare nel dicembre dell'anno scorso, appunto entrando come gruppo di associazioni nella stesura del PDTA. Questa è una cosa estremamente importante, perché finalmente e ufficialmente abbiamo una parola in capitolo nel descrivere, nello scrivere, nel portare avanti questo documento. Traduco in maniera semplice: il PDTA è sostanzialmente la carta degli impegni che la Regione prende nei confronti dei malati, e dalla parte nostra è un testo sul quale possiamo chiedere. Qui c'è scritto, qui non ci sono promesse, qui c'è scritto. Questo deve essere, d'accordo, difficoltà, d'accordo, tutto quello che volete, ma questo è un obiettivo da realizzare, perché è scritto, è un contratto. Queste due cose volevo dirvi, non la tiro tanto lunga, forse ho già sforato il tempo che avevo a disposizione. Vi ringrazio a nome di tutte le associazioni e speriamo di vederci presto, magari raccontandovi appunto come è andato a finire il PDTA. Grazie. Allora, porto anche i saluti della dottoressa Piumelli, del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti, del dottor Polles, che non ho visto ma ci pensa, responsabile delle relazioni con le associazioni di volontariato, e anche della Bice Zugno, rappresentante dell'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani. Ma vediamo un po' che cosa volevamo dirvi in particolare, entriamo nel vivo del... non voglio congedarvi, però vi lascio questa brochure, così non potete dire che non conoscete la nostra associazione. Lo so. Non vi interrompo, grazie a voi. Buon lavoro, ciao. Allora, volevo dirvi due cose prima di lasciare la parola a Gian Gemillese. La malattia di Parkinson è presentabile a suon di numeri pesanti per il messaggio inquietante che si racchiudono. Un esempio, i 300.000 e oltre che stanno invadendo il nostro paese, ma anche i 30.000 in Veneto, dato che riportiamo da un lavoro fatto dalla LIMPE, che indicava il Veneto appunto come la regione più colpita. Ve lo indicava 3 anni fa, adesso probabilmente le cose forse sono cambiate, ma sempre tanti siamo. Questa volta, con questa mostra, tralasciamo i numeri per immergerci nella vita di una 50ina di malati di Parkinson, con la loro storia intima, le loro fatiche quotidiane, le loro speranze deluse, ma anche con le loro storie vincenti. Non sono poche le fotografie dove vedete il sorriso anziché il ghigno o l'arrabbiatura. Bene, sono storie di resistenza e resilienza, perché la malattia di Parkinson è anche questo, è una lotta quotidiana dove scopriamo nuovi amici, nuovi talenti per avvicinarsi implacabili al giorno nel quale ricorderemo la malattia di Parkinson nei libri di storia della medicina, come un vecchio ricordo, lo ricorderemo come acqua passata, e noi siamo qui per questo. Una curiosità che voglio dirvi, il lavoro fatto nel 2015 dalla LIMPE vedeva 240.000 malati di Parkinson in Italia e già poneva i 300.000 come a portata di mano, e si è verificato. Il Veneto, che vi dicevo, è al top, con Padova, dove ci sono 26,28 casi ogni 10.000 abitanti, e la Sardegna, un certo paesino di San Luri, dove ci sono 2,98 malati di Parkinson su 10.000. Ma insomma, l'allarme che veniva lanciato non era poi così lontano e pellegrino, è un allarme vero e sincero. Mi fa piacere che prima sia sfuggito al nostro assessore il termine morbo di Parkinson, perché ci consente di toccare con mano quella che è la nostra faticosa battaglia, quella di dimenticarci che non è un morbo, è una malattia. E noi siamo, prima di essere malati, noi siamo delle persone. Lascio la parola adesso
a Gian Gimilese, presidente della Confederazione Parkinson Italia. Grazie. Sono maleducato e sto seduto perché oggi ho le gambe di ricotta, quindi mi fa più comodo parlarvi da seduto. È un'occasione importante questa di questa tappa di Mestre. E un po' si è capito anche dalle presenze di Carlo Pipinato. Ci sono qui tutti i presidenti praticamente delle città venete, delle associazioni delle città venete, e quindi questo ne fa un'occasione particolarmente significativa. Per cui abbiamo qui con noi invitati i tre creativi principali di questa campagna. E quindi sì, li invito sì, grazie. Vi invito Giovanni Diffidenti, che è il fotografo di questa mostra. Poi c'è un'altra parte importante. Noi chi l'ha già vista, chi ha già potuto visitarla, ovviamente avrà sentito le voci familiari e così riconoscibili di Claudio Bisio e Lella Costa, ma in realtà quelle voci recitano dei testi, dei veri e propri testi teatrali scritti da Roberto Caselli. Poi qualcuno ha citato internet, ma su internet non ci sono in realtà, se non parzialmente, i lavori fatti da questi due creativi, ma ci sono i video di Silvia Chiodin, regista, quindi vedete adesso qui praticamente le facce di quelli che stanno dietro le quinte di questa mostra. Questa mostra sta raggiungendo, e quindi sono a vostra disposizione, spero che intanto preparatevi a fare delle domande, a chiedere curiosità a queste persone. Questa mostra sta raggiungendo non solo gli obiettivi che aveva preventivato, cioè il primo obiettivo era quello, come è stato detto, di fare informazione, di far conoscere la malattia. C'è uno dei tanti video che dice con l'eco, con Claudio Bisio, dice: non sono il Parkinson, siamo i Parkinson. E ci sono tante informazioni che passano attraverso questa mostra. Un libro non avrebbe avuto la forza di tenervi inchiodato, di tenere il pubblico inchiodato ad ascoltare tutte queste informazioni, ma soprattutto non avrebbe avuto la forza di passare le informazioni smuovendo emozioni. Baricco dice che ti vedi passare la realtà davanti agli occhi per anni attraverso i telegiornali, e poi però quella realtà ti si incunea dentro quando qualcuno te la compone in un racconto. E conclude: è il racconto e non l'informazione che ti rende padrone della storia. Ecco, questo è quello che fa questa mostra. Passa attraverso l'emozione, riesce a passare dei contenuti che altrimenti non ci sarebbero. Ma c'è un altro obiettivo a questa mostra, che è un obiettivo su di noi che abbiamo la malattia di Parkinson. È un obiettivo che si frappone a una delle tante tendenze, una delle tante patologie, che è l'isolamento. L'isolamento è una cosa a cui il Parkinson ci spinge: chiudersi in casa, non fare niente, non reagire. Col Covid questo problema è esploso all'ennesima potenza. Ecco, questa mostra, come già spiegava Tony, raccoglie degli esempi da emulare, cioè fa vedere come nella propria vita una persona con Parkinson può ancora
essere generativa, trovare iniziative, riscoprire vecchie passioni, trovarne di nuove e mantenere una qualità della vita. Quindi questo è il secondo obiettivo. C'è un terzo obiettivo, che è quello che ha accennato Carlo prima, che riguarda il nostro mondo. È inutile che ci giriamo intorno. Il fatto di essere frammentati è un limite del nostro associazionismo. Non è un punto di forza, non è una ricchezza. Bisogna farlo diventare una ricchezza. Ecco, qui c'è un obiettivo che veramente ci sta sorprendendo di questa mostra. Questa mostra, poveraccia, è nata nel momento del Covid e quindi deve fare i conti con un competitor che le taglia l'erba sotto i piedi, quante manifestazioni sono saltate per causa Covid. Però sta realizzando un obiettivo che è quello di mobilitare il mondo Parkinson al di là di ogni aspettativa. Cioè si stanno creando, e oggi qui a Mestre ne abbiamo una testimonianza, perché appunto Tony ha organizzato questa manifestazione, questa mostra, e questa mostra oggi chiama qui tutti i presidenti delle associazioni venete. Ecco, questo è un segnale di come cambia l'atteggiamento, di come cambia anche l'appetibilità della nostra proposta. Il fatto che ci siano queste persone che sono intervenute, che vuol dire che le nostre associazioni cominciano a fare quella che si chiama la lobby, l'advocacy, cioè cominciano a farsi notare, a farsi sentire, cominciano a mettere le premesse per incidere sugli assetti istituzionali. Noi abbiamo fatto durante il Covid delle esperienze importanti di teleassistenza, di telemedicina. Ecco, queste esperienze oggi possiamo farle valere perché abbiamo messo in piedi un sistema di visibilità della nostra malattia attraverso questa mostra che altrimenti non ci sarebbe. Cioè in realtà per far conoscere il Parkinson servirebbero gli investimenti pubblicitari di una grande compagnia. Non è possibile, non ce li abbiamo, siamo delle piccole associazioni fatte di tanta creatività, tanta intelligenza, ma poche risorse. Con questa mostra stiamo creando un evento nazionale valorizzando le realtà locali. E le realtà locali sono valorizzate a cominciare dalle storie. Vi faccio notare che il quadro che sta in mezzo con quella parete lì, con quella libreria, sono Tony e sua moglie. E tutta questa mostra è nata così, cioè raccontando le storie di persone, storie reali, storie vere di persone che abitano quel territorio e che entrano appunto in questa mostra. Io a questo punto, lo fai tu, lo inviti, vado avanti io. Vi ho chiesto di approfittare della presenza di questi signori, e non so se già qualcuno di voi vuole. Sicuramente lui è molto un uomo di parole. Sì, buongiorno a tutti. Io sono l'uomo di parole, lui è l'uomo di immagini. Le sue immagini, come nei casi dei grandi fotografi, valgono moltissime parole, lo vedrete da soli, sono proprio immagini straordinarie, alcune bellissime. Ce n'è una giù, una delle mie preferite, dove c'è un malato che si guarda nello specchio e si fronteggia quell'alter ego malato che tutti noi portiamo dentro. Io ho il Parkinson da 13 anni e quindi so che cosa vuol dire. E aggiungere parole alle immagini di Giovanni era praticamente quasi impossibile. Soprattutto perché noi malati abbiamo un po' la tendenza ad essere un po' noiosi quando parliamo di noi, no? Tutti noi.
E allora c'è stato un escamotage in questa mostra, una cosa che ha inventato questo signore qua, che non ha detto, che è molto importante perché è quella che rende questa mostra diversa da ogni altra. Lui ha pensato di fare, scrivere attorno ad ogni foto un commento come quello che c'è nei cinema, scusate, nelle mostre dei quadri, un commento alle foto, ai quadri che raccontano la storia. E ha pensato di affidare, oltre che a me, la stesura dei testi, a Claudio Bisio e a Nella Costa il commento. Così sono nati e ci sono venuti in mente questi due personaggi, Mr. e Mrs. Parkinson, che parlano per noi e parlano di noi. Sono loro, è la malattia che parla di noi. Per cui quando voi vi avvicinate ad una foto e inquadrate il QR code che vedete lì in basso a destra in ogni foto, il vostro telefonino scarica in realtà aumentata, come si dice, il commento, e voi potete ascoltare Claudio Bisio e Nella Costa che fanno Mr. e Mrs. Parkinson e parlano di loro, parlano di noi, parlano di tutte queste storie, tutte queste esperienze, questi tentativi spesso bellissimi di opporsi al Parkinson, di lottare contro il Parkinson e di farcela, almeno fino a quando il Parkinson ci lascerà tempo, e quindi di non fermarsi prima. E l'esperienza era difficilissima mettere delle parole alle tue immagini, quindi abbiamo lasciato parlare le storie di ognuno di voi raccontate dalla parte della malattia, la malattia che si sente attaccata. Per una volta, e io spero che questo sarà quello che verrà fuori da tutti voi, per una volta dovremo sentirci forti, dobbiamo sentirci bravi, dobbiamo sentirci combattivi, dobbiamo sentire che la malattia non ce la fa con noi, ce la farà forse a lungo termine, ma nel quotidiano, nella lotta quotidiana, sarà perdente, sarà sconfitta, sarà messa un po', le mettiamo un po' la mordacchia, come si dice, la facciamo tacere. Ecco, questo è quello che ci siamo proposti con queste storie, le resilienze sono molto belle, per cui adesso che io ho raccontato con dei testi, che lui ha raccontato con delle immagini e che Silvia ha raccontato con dei film, trovando un altro sistema che era molto, molto bello, quello che ha fatto Silvia. Lo dico perché non te l'ho mai detto. Lei ha fatto parlare i malati e poi ha fatto un lavoro di taglia. Ha fatto parlare le persone, giusto? Ha fatto parlare le persone, adesso ti lascio il microfono. E poi ha preso quelle cose e le ha tagliate brutalmente in modo tale da togliergli qualsiasi ripetizione, ed è venuto a fare un bel condensato di parole. Ti lascio. Grazie. Complimenti a lui che ha fatto. Sono impreparata a essere qui oggi, ero venuta per salutare, per essere presente. Trovo straordinaria tutto questo grande progetto e il coinvolgimento che riesce ad ottenere in ogni situazione dove arriva. Poi io sono veneta, quindi sono particolarmente emozionata di essere qui. Tony lo sa perché glielo dicevo con Emanuela e Rossana quando li ho conosciuti. E, per chiudere il cerchio, quello che io ho cercato di fare è di prendere la foto di Giovanni, partire da quella foto, parlare con ognuno dei protagonisti delle foto e dare loro voce e cercare di farlo in un modo che fosse coerente con la fotografia, quindi chiedendo a tutti di darmi delle fotografie loro, di raccontarsi e di darmi delle foto. Quindi i risultati sono due, sono da una parte dei montati di foto, sono degli estratti, no? In 2 minuti e mezzo sono degli spaccati di vita in cui le persone si raccontano. È vero, ho fatto un lavoro di tra virgolette pulizia, ma è quello che insegna il mestiere, non ho ecco. E poi invece c'è un altro, quindi l'idea di diciamo finire ogni video foto video storia con la foto di Giovanni, ma in realtà è perché la foto di Giovanni diventa emblematica rispetto alle foto, agli spaccati di vita, alle foto che ciascuno di noi ha sul suo telefonino, negli album di famiglia, eccetera.
e l'altra invece è quello di dare libertà di parola totale, di rendere protagonista ciascuna delle persone con malattia di Parkinson, con una traccia che aveva 2 o 3 punti che avevamo deciso insieme con Giangi da toccare ogni volta, ma in realtà che poi si basava un po' su queste lunghe telefonate che loro poveretti sono subiti con me prima di fare insomma, questo racconto. Io sono molto orgogliosa di essere parte di questo progetto, lo dico sempre, anche a costo di sembrare naif, perché è vero quello che dice Giangi, che ci vorrebbero probabilmente degli investimenti in questo tipo di dinamiche, nelle dinamiche che governano diciamo, la comunicazione in questo tipo di società, per riuscire a far diciamo, conoscere la realtà della malattia di Parkinson, dei Parkinson, no? Come diceva lui. Però io devo dire la verità, ho conosciuto persone straordinarie, tra l'altro con una creatività, siamo 3 creativi con 3 aspetti di creatività, abbiamo sviluppato 3, diciamo, 3 ambiti di creatività contigui ma diversi sostanzialmente. Beh, io ho conosciuto delle persone con una creatività straordinaria, con una sensibilità, una capacità di scrivere, di leggere la realtà propria, la realtà degli altri, di rappresentarla in 1000 modi diversi, che mai, dico la verità, io lavoro in questo settore da 30 anni ormai, non ho trovato così spesso così tanta gente così ricca da questo punto di vista. E questo, spero che nessuno si offenda, è la cosa che io mi sono portata a casa. Ogni volta che io riguardo le foto, sento questo aspetto di creatività, questa comunicazione, questo messaggio che arriva forte. Quindi grazie a tutti, spero che possa arrivare direttamente anche a chi può cambiare e rendere più semplice tutto. Questa considerazione di Silvia in realtà è ormai consolidata, ci sono fior di neurologi, parkinsonologi che sostengono questa creatività che è una dei rovesci della medaglia della nostra malattia. E quindi bisogna tirarla fuori, bisogna fare che le persone con Parkinson ci credano e la esercitino. E ne approfitto per dire 2 parole su queste persone. Silvia, come avete capito, fa la televisione, quella però c'ha una forte passione per il sociale. E quando abbiamo immaginato questa mostra c'era anche un problema pratico da risolvere, che era il fatto di non metterla su internet, perché bisognava garantire che i visitatori della mostra potessero fruirne in modo esclusivo. Se questi testi li trovate anche su internet, non c'era più questa bellezza di scoprirli in una visita a una mostra. E quindi è nata un po' così questa idea di affiancare dei film per la rete, dei film brevi di 2 minuti che sono fatti nel modo che è stato detto. Quindi anche qui abbiamo avuto appunto una competenza professionale registica che si è trasformata in un aiuto alla nostra comunicazione. Di Roberto vi dico che fa il pubblicitario, faceva il pubblicitario perché adesso è andato in pensione anche lui, ma è una cosa talmente fresca che non ci crediamo ancora. È stato uno dei grandi direttori creativi delle più grandi agenzie di pubblicità italiane, e poi ha costruito una bottega creativa in due persone e si impegnano e sono fortemente impegnati nei temi sociali. Poi la conoscenza personale purtroppo del Parkinson ha fatto il resto. Quello che non parla e che fa parlare l'obiettivo è un fotografo di cui io ho visto un lavoro nel 2000, si chiamava The Perfect Soldier. Praticamente aveva raccolto le storie delle vittime delle mine in tutto il mondo, in tutti i paesi dove ci sono mine antiuomo. E queste storie erano così ben raccontate attraverso le immagini che ho pensato di farlo tornare in Africa.
a parlare dell'AIDS, che era anche quella una grande pandemia, che aveva dei connotati talmente diversi, talmente sconosciuti per noi, che conoscevamo l'AIDS, però con un AIDS diverso da quello dei fragili sistemi sanitari africani. E quindi da lì è nato questo sodalizio. Lui continua a occuparsi di sociale sotto vari aspetti e per noi ha fatto questo lavoro, che non sono dei ritratti, come vedete, ma sono delle situazioni che lui ci racconta. Lui dice ad ognuno le sue paure, lui che va in Kosovo, va a affrontare le mine, eccetera, non vuole dire niente a voi, perché ha paura di parlare. No, io ho sempre paura di parlare, perché dovrei parlare con la macchina fotografica al collo, allora a questo punto mi troverei un po' più a mio agio. Però parlando di creatività non faccio nient'altro che condividere tutto quello che è stato detto, e logicamente questo lavoro che vedete non è un lavoro di un fotografo, ma un lavoro di un gruppo di persone, senza tralasciare, e poi io concludo e sono sempre breve in questo modo, se trovate della creatività in queste immagini è perché c'è stata una grandissima disponibilità da parte di chi si è lasciato fotografare. Perciò esatto, perciò i complimenti vanno fatti un po' a tutti e anche a voi che siete qua oggi. Grazie. Io vorrei aggiungere due cose. La prima, Silvia, a un certo punto, finché scorazzavo con il telecomando, ho detto, ma quello sono io. Non mi ricordavo più che avevamo fatto quella bella cosa insieme. E mi è piaciuto, mi sono piaciuto. Allora vuol dire che hai fatto un bel lavoro, grazie. Mentre Giovanni è venuto a casa nostra, abbiamo parlato per 2 ore, e io mi chiedevo, ma questa fotografia la fa o non la fa? Dopo ho capito che parlando insieme le persone si coniugano, cioè si fondono, e quindi la fotografia dopo diventava quasi un di più, perché erano atteggiamenti spontanei quelli che facevamo in casa nostra, e Giovanni è riuscito proprio a penetrarci nel profondo del nostro cuore. Quindi grazie, parlano le fotografie. Grazie. C'è qualcosa che volete chiedere? Ci farebbe piacere se ci fossero delle domande. Io devo comunicare una cosa molto importante, che è una cosa che devo assolutamente far sapere a tutti. La patente. Mi hanno rinnovato la patente e non me l'aspettavo. Ho fatto le prove più difficili che sono, ti fanno fare quando... non so se qualcuno di voi le ha passate, e quindi oggi sono particolarmente contento. Ecco, questo per me è un po' un risultato simbolico di questa lotta che facciamo tutti i giorni per farcela, per opporci con creatività. Ecco, c'è tranquillizzare il pubblico che è qui in treno, quindi no. Sono anche un motociclista, quindi anche la patente per la moto mi hanno dato, quindi è per un anno, la fiducia è sempre a tempo nei nostri confronti, però è importante che sia così. Sì, non volete approfittare, fare qualche domanda? Grazie, gentilissimo. Sto seduto perché non sto in piedi praticamente. Io sono Gianluigi Carollo, sono presidente dell'associazione Vicentina Malattia di Parkinson, ed è con vero piacere che partecipo a questa mostra. Volevo ringraziarvi per quello che fate per noi, con i vostri interventi, con Mr. Gianzi, che fino a vedo adesso direttamente, e al quale abbiamo dedicato anche qualche riga. Se quella passi, la Nostra Signora, che è una brava, molto brava, meglio di me.
Ecco, a proposito della signora, diciamo qualcosa sui caregiver. Prego. No, dillo tu, sono importante. No, cerchiamo il testo che abbiamo fatto. E si è perso un pochino perché lo vuoi. È così. Guarda, passo il microfono, vale la pena. Allora, io intanto ringrazio tutti i nostri ospiti, Toni e Emanuela, che hanno fatto molto bene quello che avremmo voluto fare anche noi. Ricordi, Giangi, quella promessa in ottobre dell'anno scorso, quando noi che volevamo farvi vedere il nostro lavoro, che poi è stato scritto nel libro di Parkinson si vive, siamo stati interrotti in maniera improvvisa ed eravate già tutti a Vicenza, molti erano a Vicenza, dal DPCM del Presidente del Consiglio, che interrompeva qualsiasi tipo di manifestazione. Per cui il nostro Teatro Olimpico di Vicenza, che stava ed era già pronto per raccontarvi la nostra storia, improvvisamente fu spento, le porte furono chiuse, ci trovammo in piazza Matteotti con Giangi e tanti altri, e con Gianni, che distribuiva le sue poesie, che raccontava le sue esperienze. Poi ci siamo ritrovati in un lungo Zoom, e in quell'occasione vi ho presentato il mio presidente. Ed è stato un bel momento, perché da allora il presidente è stato chiamato il presidente fantasma. Allora era un po' abbassato, in effetti, va bene, però oggi si è fatto sentire bene, e quindi colgo l'occasione veramente per ringraziare i nostri creativi, ringraziare ancora Toni e poi anche Rossana, che vedo là, e se posso vi leggo i versi di Gianni dedicati al nostro presidente di Parkinson Italia. Così facciamo anche un po' di intervallo. Non tutti, c'è un po' alla volta. Facciamo una cosa soft. La mostra inizia da sotto, o finisce, insomma. Comunque c'è un percorso un po' obbligato che vi costringerà a tornare qui sopra. E vedete, quel lato lì invece è dedicato ai caregiver. Allora, nel ringraziarvi e salutarvi, io devo con piacere ringraziare e salutare i presidenti delle diverse province che sono qui faticosamente con noi. Volevo ringraziare anche Nicolò e la Sara, che sono stati i nostri grafici e che penso che se mi incontrano per strada mi mettono sotto, insomma, ecco, perché li abbiamo non sfruttati, ma costretti a lavorare oltre misura dopo cena di sabato e domenica. Sono stati meravigliosi. E così come vanno ringraziati adesso, perché è un pre-ringraziamento rispetto a quello che farò domani, e il consiglio direttivo nella figura del vicepresidente Michele, che non vedo ma c'era, eccola là, Michele, grazie, dell'Anna, dove sei Anna? Ecco, la nostra responsabile amministrativa, quindi la vedo già in carcere io. Poi abbiamo Alberto, che non so se c'è stasera, non lo vedo, e Paola, la inossidabile Paola, che corregge le bozze e poi con grande classe me le sottopone senza farmi sentire in colpa perché mi è sfuggita un errore di grammatica o quant'altro. Ecco. E devo ringraziare anche Patrizia Palacariello con la sua Venezia Congress, che è veramente l'anima di questo lavoro. Senza contare che alla fin fine qua ci sono le nostre storie, quindi l'anima è nostra. Io ho finito, vi invito a seguire la mostra. E una domanda, Giangi, voglio farti. In quella fotografia ci sei te in Africa, in mezzo agli elefanti e a dei tir, o sbaglio, dei caterpillar, degli scavatori. Ti senti più un caterpillar o un elefante? Grazie. Buona serata a tutti e grazie per essere intervenuti.
Sono solo un medico, sono anche un medico, ma è una cosa che mi ha fatto piacere. Il percorso di Rossana penso che racconterà lei, quello che ha fatto. Lei ha fatto l'insegnante per tanti anni di scuola elementare e in scuola dell'infanzia e ancora adesso è nella scuola dell'infanzia e sicuramente lì ha affinato il suo talento. Però quello che io potevo dire sul presentarla, mi sono chiesto cosa poteva essere e ho ripensato a questi anni in cui ci siamo conosciuti, sono da 10 anni che ci conosciamo, e una delle cose che mi ha sempre colpito è non testardaggine, ma la voglia di conoscere, la voglia di capire, la voglia di dare una spiegazione. Non l'ho mai vista passiva ed anche di fronte a tutte le avversità che ha avuto e ne ha avute, e non solo il Parkinson, anche prima, e forse il Parkinson è l'ultima, ma non è stata la prima, lei mi ha sempre chiesto spiegazioni, ha sempre voluto trovare ma il perché, ma il come. E questo devo dire che come medico mi ha creato anche difficoltà, perché insomma Rossana, vuoi capire perché hai il Parkinson? Però ha provocato, no? E questo non essere passiva è la prima cosa che ho sempre notato e si vede nel libro. Insomma. La seconda cosa che ho notato è la passione per i bambini, che si legge, e che mi ha richiamato un aneddoto di qualche anno fa, quando era proprio impegnata in prima linea nelle classi, eccetera, lei mi raccontava che tornata a casa, dalle sue ore, lei cominciava a disegnare, cominciava a lavorare, ma passava ore e ore a fare progetti, a pensare, a fare una passione straordinaria. Io ero anche un po' preoccupato come neurologo, sapete che noi siamo sempre un po' attenti, però è una passione che non riusciva a contenere. E poi l'ultima cosa è la sensibilità che Rossana ha sempre dimostrato. In questo libro si vede benissimo, ma poi anche in altre attività che poi magari dopo io lascio la parola adesso a Rossana però ha scritto anche poesie, penso che lo sappiate, che sono anche segno di una sensibilità, magari dopo, però forse è meglio leggere dopo. Sì, leggiamo dopo. Io adesso lascio la parola a Rossana e vi ringrazio di avermi coinvolto in questo momento. Buonasera a tutti. Mi sentite bene? Sì, anche se sono con la mascherina. Allora io sono insegnante appunto della scuola dell'infanzia e sono pugliese di origini, sono nata in un paese della Puglia, però vivo qui nel Veneto da diversi anni, poco più di 30, quindi abbastanza. Io ho ricevuto la diagnosi nel 2012, la diagnosi di Parkinson, e giusto l'anno in cui sono passata di ruolo nella scuola dell'infanzia come insegnante. Questo per me è stato un motivo di grande gioia. Però c'è stato anche un grande dolore, quello di scoprire che nel frattempo mi ero malata di Parkinson, una malattia che io non conoscevo per niente, una malattia piuttosto complessa, difficile da comprendere anche per gli adulti, figuriamoci poi per i bambini. E allora ho pensato di scrivere un libro che parlasse ai bambini del Parkinson. E questo mosso dalla mia sensibilità proprio di insegnante, attenta alle esigenze dei bambini e sapendo quanto le malattie in generale influiscono sulle relazioni familiari, anche nella sfera affettiva.
E quindi è importante curare questi aspetti, prestare molta attenzione, perché il benessere del bambino passa proprio attraverso una conoscenza della realtà che viene trasmessa con gesti, con parole appropriate, adeguate all'età naturalmente. In questo modo il bambino poi sarà in grado di affrontare situazioni gravi come quelle del Parkinson, proprio attingendo le sue risorse interiori che ogni bambino possiede. E il compito dell'educatore, del genitore, insomma, dell'educatore, è quello proprio di aiutarlo e sostenerlo in questa attivazione e canalizzazione di queste risorse. E io quando mi sono ammalata, all'inizio naturalmente è stato un periodo di sconforto, di grande rabbia, e ho dovuto gestirla questa rabbia. Dopodiché mi sono sempre chiesta se c'era un modo per parlare ai bambini della fascia d'età della scuola dell'infanzia, perché di quelle ho esperienza, di parlare del Parkinson e come. E allora ho visto che un modo c'è, e il modo è quello di tornare ad essere bambini, tornare bambini per farlo. E io nel libro faccio proprio parlare una bambina di circa 5 anni che risponde a un suo compagno di classe che gli ha detto: la tua mamma è strana. E la bambina risponde in maniera serena, tranquilla, dicendo: la mia mamma non è strana, la mia mamma è speciale. E questa è la frase che dà il titolo poi al libro: la mia mamma è speciale. Certo non è speciale perché è eroina del Parkinson, non vuole, nessuno si vuole immolare sull'altare del Parkinson, per carità. È speciale perché ogni mamma agli occhi di un bambino, del proprio bambino, è speciale per quelle caratteristiche che ha, non per la malattia, quindi per le, non so, può essere il sorriso, possono essere coccole e quant'altro. E quindi la mamma è speciale per questo. È speciale anche quando le cade dalle mani la tazza del latte, come si è visto nell'immagine. E siamo già nei primi sintomi della malattia. Però la bambina è sempre tranquilla perché la mamma l'ha rassicurata, e questo è importante, l'ha rassicurata dicendo quello che sta vivendo e chiamando, dicendo che ha una malattia che si chiama Parkinson, quindi una malattia. E io mi fermerei qui, non vorrei andare oltre a svelare tutto del libro, perché spero che lo possiate comprare, in modo che già parte del ricavato va all'associazione, alla fondazione LIMPE per la ricerca sul Parkinson. Quindi ho sempre avuto questo pallino della ricerca e io spero che faccia strada proprio per aiutare la ricerca, insomma. Non so cos'altro. Volevo dirvi una cosa, che mi sembra, almeno a me risulta, che sia il primo libro scritto in questi termini. E parlo del mondo, insomma, perché ho fatto una ricerca su internet, non ho trovato niente di simile, tranne due fumetti che sono per adolescenti, scritti da adolescenti. E poi ci sono dei manuali, delle guide che dispensano consigli su come affrontare questo problema del Parkinson con bambini piccoli. Però sono tutti libri scritti da adulti, per gli adulti. Non ci sono libri scritti direttamente proprio per i bambini, perché possono essere sfogliati, aperti, toccati, insomma, dai bambini. Sì. Ma cioè, i bambini, da cosa è nato il tuo bisogno? Cioè, i bambini ti chiedevano perché vedevano qualche segno, qualche difficoltà motoria? Tu hai sempre affrontato ogni tappa con molta naturalezza, adattandoti ai bambini che avevi da tenere, no? Sì, allora io quando ho scoperto di essere ammalata, innanzitutto andavo a scuola e mi mettevo tutto alle spalle. Una volta entrata in classe ero totalmente con i bambini e mi dimenticavo proprio del Parkinson, di tutto, insomma, stavo con loro, solo con loro. E quindi niente, veniva da solo. Sì. È anche molto brava a disegnare, devo dire, e in questi anni io ho visto i primi disegni che facevi, sì, quando, anni fa, che sei partita facendo dei segnalibro, no? Sì. che donavi a tutti i tuoi, sì, amici, infatti, torturato tutti. E però devo dire che colpiscono molto anche questi disegni. Se comprate il libro, colpiscono molto, perché hanno una grafica
che è bella, insomma, è creativa e colpisce. Sicuramente più un bambino, ma secondo me anche è immediato, insomma. Sì, è molto, sono disegni molto bello. Semplici, sono, non sono complicati, insomma, sono molto colorati, quindi adatti. Poi alla fine del libro ci sono anche delle schede didattiche, e infatti l'ho progettato anche per un uso nelle scuole. E c'è anche l'inglese. Sì, è stato anche tradotto da mia carissima amica in inglese, perché l'ambizione del libro è quella di andare oltre le frontiere dell'Italia, insomma, quindi andare oltre. E, quindi sì, penso che sia abbastanza completo come libro per bambini. C'è stata una bambina che ha visto una volta il disegno della protagonista e mi ha detto: che bella principessa maestra! Anni fa, sì, è stata solo una bimba che l'ha vista. Se mi permetti, io, sì. Perché è bellissimo il libro, però io volevo leggere un brano di una poesia, se posso, sì. Che è sempre di Rossana, perché dimostra la sua sensibilità, che io ammiro, e io come medico sono un po' contento, perché noi abbiamo sempre paura di noi di rovinare magari la spontaneità, eccetera. Invece Rossana non si lascia... con i nostri farmaci, per fortuna io non ho fatto danni, insomma. E a me piace molto questa, leggo solo la prima perché dopo penso che pubblicherai anche le poesie, ed è, si intitola Sulle vie del tempo, questo l'ha scritto Rossana. E cammino lungo le vie del tempo, dove incrocio altri che le percorrono, da quando venuti in questo mondo sperimentano la gioia e il dolore, e scopro il velo che pietoso copre antiche paure diversamente vissute, che gli abiti del cuore indossano e di amore e di odio parlano. Io mi fermo qua, a me è piaciuta tantissimo questa profonda, insomma. Sì. Bene, grazie. E non, dovrei dire la storia finisce qui, ma non è finita, la storia comincia adesso. Sul tavolo, alle vostre spalle, ci sono un po' di libri e altro materiale che potete acquisire. E vi invito... Mi scusino molto, sia Lella Costa, va bene, che Gianni Visio. Va bene, però ecco, questo per ritornare al discorso della creatività. Gianni scrive da sempre, scrive in continuazione e, come dice lui, rigidamente di notte. E quindi questa è stata ispirata proprio da questo momento, l'ho scritto in 448 e ve la leggo. Giangi è il titolo. Nella Comune Italia Association, quella del Parkinson, abbiamo un presidente che si chiama Giangi Milesi, uomo vincente. E viene da Milan, ma non è né bauscia né pistola. Simpatico, e si arriva anche in Veneto, con una mostra di foto itinerante, ma non tremante. Sapevamo ben che se fatica a star fermi con l'amico inglese, ma se parla Visio e la Costa, lui è stamuto e non l'alza la cresta. Così la nostra gente s'è contenta, la prepara la poenta, aspettando con pazienza l'uomo de Milan per darghe bacalà che blocca e scorlare de Aman. Caro signor Giangi, quando te torni al tuo Milan e te pensi a noi altri, veneti poentoni, ricordate che siamo tutti gentili e buoni. Forse. Bravo Gianni. La creatività. Facciamo qualche... C'è qualcuno che vuole ancora chiedere qualcosa, parlare? Ah sì, dopo una poesia così ci vuole l'abbraccio. Se qualcuno vuole prendere la parola, raccontare qualcosa di sé. Comunque,
vedrete, io vi raccomando, allora quando andrete a vedere le foto, di guardare le foto con attenzione, inquadrare poi il QR code in basso, sentire cosa hanno da dire Claudio e Lella, ogni testo dura più o meno un minuto, quindi non è tanto lungo, e è abbastanza divertente, credo. Allora, siccome qualcuno chiedeva come fare ad avere questo libro che sintetizza un po' l'anima del lavoro fatto, Gianci, come si fa ad avere questo libro? Questo qui dobbiamo procurarcelo attraverso l'IP di Bergamo. Una delle caratteristiche di questa mostra è il fatto che è trasversale e fa dialogare le diverse associazioni. E infatti questo progetto nasce da una costola di un'iniziativa del vicepresidente dell'Associazione Italiana Parkinsoniani, che organizza ogni anno una manifestazione che si chiama L'inguaribile voglia di vivere, proprio con questo scopo di raccogliere storie di persone con Parkinson che hanno reagito. E da lì è nata appunto l'idea di costruire questa mostra fotografica. Questo libro è stato il primo mattoncino di questa iniziativa e quindi lo si può chiedere all'IP di Bergamo, di cui forniremo i recapiti. Io ne approfitto per dire due cose. La prima, che solo a Mestre, solo in questa città, poteva succedermi quello che è successo, che mi ha preso un po' in contropiede e ha commosso me, da parte di un mitico presidente dell'associazionismo del Parkinson, per questa inaspettata poesia. Vorrei dire che abbiamo introdotto nella mostra Cammin Facendo una sezione dedicata ai caregiver, perché come Manuela così l'abbiamo visto l'importanza della condivisione che i caregiver hanno con noi, cioè perché tutto questo che raccontiamo è possibile perché dietro ogni persona con Parkinson c'è un caregiver che lo sostiene, che la sostiene qualche volta. E l'ultima cosa che vorrei dire è che Tony ha accolto perfettamente, perché abbiamo scelto questo fotografo, perché non fa diventare l'obiettivo uno strumento di potere, ma crea una dinamica rispettosa, alla pari con chi è fotografato, cioè entra in relazione, si toglie le scarpe prima di entrare. Avete notato che non ci puliamo più le scarpe quando entriamo in casa di altri? Ci sono poche persone che lo fanno con l'accuratezza che questo merita. Ecco, credo che questo atteggiamento di ascolto, di mettersi alla pari, sia fondamentale nella nostra vita, sia fondamentale, lo dico perché siamo qui con tutti questi presidenti di queste associazioni, credo che sia una cosa che serve anche a noi, imparare questa grande capacità di ascolto degli altri e solo poi alla fine dell'ascolto tirare delle conclusioni, cioè tirar fuori l'obiettivo e fare la foto. Ma alla fine ci sono fotografi, scusami, è il più famosi di diffidenti. Ma come? Io diffido un po'. Con cui ho lavorato, che fanno la regia, cioè fanno quello, non quello che fa la Silvia Chiodin, fanno la regia nel senso che arrivano, dicono mettiti lì, fai di là, spostati di qui, spostati. Ecco, questo modo di far fotografia non ci avrebbe portato a questo risultato. È stato un modo dialogante di fare fotografia che ci ha consentito di raccogliere queste storie. Bene, adesso cambiamo pagina per aprire poi il tempo anche per gustarci i lavori. Sentiamo Rossana e il dottor Fabri che ci parlano. Certo. Allora, cambiamo pagina e chiediamo a Rossana Leone e al dottor Fabri di venire qui perché parleremo di un lavoro che è dedicato ai bambini.
bambini questi impietosi che ci fanno il loro lavoro. Allora, consentitemi un'introduzione breve. Rossana Leone è un'insegnante di scuola dell'infanzia, ha avuto la diagnosi nel 2012 e da allora ha cominciato ad aprire e chiudere un cassetto nel quale c'era un sogno, il sogno di questo libro. Allora, siccome ne parlerete, io faccio soltanto da supporto, però mi sento di dover condividere con voi poche parole d'uso interno, che però è giusto esternare. Sono parole di ringraziamento e di complimenti che rivolgo personalmente a nome di tutti gli associati a Rossana per non aver abbandonato l'idea e raggiunto l'obiettivo seppur tra mille difficoltà. Sappiamo tutti come la malattia di Parkinson mini i movimenti e talvolta la personalità, intaccando la qualità di vita, rendendola spesso addirittura insopportabile. La nostra risposta sta nella realizzazione di piccole imprese che poi diventano grandi e speciali come in questo caso. Il valore del risultato perciò diventa difficile da quantificare. Il prezzo è alto perché l'obiettivo era ancora più alto. E un grazie questa volta non basta. Grazie. Buongiorno a tutti, comincio io, sono Fabri Maurizio e prima di cominciare penso che conosciate tutti Rossana più di me e vorrei ringraziare l'associazione di aver organizzato questa iniziativa che io scopro oggi e perché tutta questa sottolineatura sulla creatività è veramente vero e profondo. È vero che nella mia esperienza, io faccio il neurologo, ho visto e ho notato tante volte tante persone che esprimono molto in tanti modi una creatività che noi medici non abbiamo per il nostro lavoro e questo un po' ci provoca molte volte, no? E questa rappresentazione fotografica colpisce molto perché la ricerca del valore della vita e dei diversi momenti è una cosa che tante volte perdiamo, insomma. Invece andare a cercare il valore è veramente una cosa preziosa. Di questo ringrazio Rossana perché mi ha invitato qui e perché ha fatto questo libro. Io l'ho visto, l'ho letto. E la presentazione è molto bella, però poi se lo leggerete tutto, se la Rossana ve lo illustrerà, si vede che c'è molta vita di Rossana dentro e quindi avermi invitato per me è una cosa di cui la ringrazio, perché non sono solo un medico, sono anche un medico, ma è una cosa che mi ha fatto piacere. Il percorso di Rossana penso che racconterà lei, quello che ha fatto. Lei ha fatto l'insegnante per tanti anni di scuola elementare e in scuola dell'infanzia e ancora adesso è nella scuola dell'infanzia e sicuramente lì ha affinato il suo talento. Però quello che io potevo dire
sul presentarla mi sono chiesto cosa poteva essere e ho ripensato a questi anni in cui ci siamo conosciuti, sono da 10 anni che ci conosciamo, e una delle cose che mi ha sempre colpito è non testardaggine, ma la voglia di conoscere, la voglia di capire, la voglia di dare una spiegazione. Non l'ho mai vista passiva, ed anche di fronte a tutte le avversità che ha avuto, e ne ha avute, e non solo il Parkinson, anche prima, e forse il Parkinson è l'ultima, ma non è stata la prima, lei mi ha sempre chiesto spiegazioni, ha sempre voluto trovare ma il perché, ma il come, e questo devo dire che come medico mi ha creato anche difficoltà, perché insomma Rossana, vuoi capire perché hai il Parkinson? Però ha provocato, no? E questo non essere passiva è la prima cosa che ho sempre notato e si vede nel libro, insomma. La seconda cosa che ho notato è la passione per i bambini, che si legge, e che mi ha richiamato un aneddoto di qualche anno fa, quando era proprio impegnata in prima linea nelle classi, eccetera, lei mi raccontava che, tornata a casa dalle sue ore, lei cominciava a disegnare, cominciava a lavorare, ma passava ore e ore a fare progetti, a pensare, a fare, una passione straordinaria. Io ero anche un po' preoccupato come neurologo, sapete che noi siamo sempre un po' attenti, però è una passione che non riusciva a contenere. E poi l'ultima cosa è la sensibilità che Rossana ha sempre dimostrato. In questo libro si vede benissimo, ma poi anche in altre attività, che poi magari dopo io lascio la parola adesso a Rossana, però ha scritto anche poesie, penso che lo sappiate, che sono anche segno di una sensibilità, magari dopo, però forse è meglio leggere dopo. Sì, leggiamo dopo. Io adesso lascio la parola a Rossana e vi ringrazio di avermi coinvolto in questo momento. Buonasera a tutti, mi sentite bene? Sì, anche se sono con la mascherina. Allora, io sono insegnante appunto della scuola dell'infanzia e sono pugliese di origini, sono nata in un paese della Puglia, però vivo qui nel Veneto da diversi anni, poco più di 30, quindi abbastanza. Io ho ricevuto la diagnosi nel 2012, la diagnosi di Parkinson. E giusto l'anno in cui sono passata di ruolo nella scuola dell'infanzia come insegnante. Questo per me è stato un motivo di grande gioia, però c'è stato anche un grande dolore, quello di scoprire che nel frattempo mi ero malata di Parkinson, una malattia che io non conoscevo per niente, una malattia piuttosto complessa, difficile da comprendere anche per gli adulti, figuriamoci poi per i bambini. E allora ho pensato di scrivere un libro che parlasse ai bambini del Parkinson. E questo mosso dalla mia sensibilità proprio di insegnante, attenta alle esigenze dei bambini e sapendo quanto le malattie in generale influiscono sulle relazioni familiari, anche nella sfera affettiva. E quindi è importante curare questi aspetti, prestare molta attenzione, perché il benessere del bambino passa proprio attraverso una conoscenza della realtà che viene trasmessa con gesti, con parole appropriate, adeguate all'età naturalmente. In questo modo il bambino poi sarà in grado di affrontare situazioni gravi come quelle del Parkinson, proprio attingendo le sue risorse interiori che ogni bambino possiede. E il compito dell'educatore, del genitore, insomma, dell'educatore, è quello proprio di aiutarlo e sostenerlo in questa attivazione e canalizzazione di queste risorse. E io quando mi sono ammalata, all'inizio naturalmente è stato un periodo di sconforto, di grande rabbia, e ho dovuto gestirla questa rabbia. Dopodiché mi sono sempre chiesta se c'era un modo per parlare ai bambini della fascia d'età della scuola dell'infanzia, perché di quelle ho esperienza, di parlare del Parkinson e come. E allora, visto che un modo c'è, e il modo è quello di tornare ad essere bambini, tornare bambini per farlo. E io nel libro faccio proprio parlare una bambina di circa 5 anni,
che risponde a un suo compagno di classe che gli ha detto: la tua mamma è strana. E la bambina risponde in maniera serena, tranquilla, dicendo: la mia mamma non è strana, la mia mamma è speciale. E questa è la frase che dà il titolo poi al libro: la mia mamma è speciale. Certo non è speciale perché è eroina del Parkinson, non vuole, nessuno si vuole immolare sull'altare del Parkinson, per carità. È speciale perché ogni mamma agli occhi di un bambino, del proprio bambino, è speciale per quelle caratteristiche che ha, non per la malattia, quindi per le, non so, può essere il sorriso, possono essere le coccole e quant'altro. E quindi la mamma è speciale per questo. È speciale anche quando le cade dalle mani la tazza del latte, come si è visto nell'immagine. E siamo già nei primi sintomi della malattia, però la bambina è sempre tranquilla perché la mamma l'ha rassicurata, e questo è importante, l'ha rassicurata dicendo quello che sta vivendo e chiamando, dicendo che ha una malattia che si chiama Parkinson, quindi una malattia. E io mi fermerei qui, non vorrei andare oltre a svelare tutto del libro, perché spero che lo possiate comprare, in modo che già parte del ricavato va all'associazione, alla fondazione LIMPE per la ricerca sul Parkinson. Quindi ho sempre avuto questo pallino della ricerca e io spero che faccia strada proprio per aiutare la ricerca, insomma. Non so cos'altro. Ah sì, volevo dirvi una cosa, che mi sembra, almeno a me risulta, che sia il primo libro scritto in questi termini, e parlo del mondo, insomma, perché ho fatto una ricerca su internet, non ho trovato niente di simile tranne due fumetti che sono per adolescenti, scritti da adolescenti, e poi ci sono dei manuali, delle guide che dispensano consigli su come affrontare questo problema del Parkinson con bambini piccoli. Però sono tutti libri scritti da adulti, per gli adulti. Non ci sono libri scritti direttamente proprio per i bambini, perché possono essere sfogliati, aperti, toccati, insomma, dai bambini. Sì. Ma cioè, i bambini, da cosa è nato il tuo bisogno? Cioè, i bambini ti chiedevano perché vedevano qualche segno, qualche difficoltà motoria? Tu hai sempre affrontato ogni tappa con molta naturalezza, adattandoti ai bambini che avevi da tenere, no? Sì, allora io quando ho scoperto di essere malata, innanzitutto andavo a scuola e mi mettevo tutto alle spalle. Una volta entrata in classe ero totalmente con i bambini e mi dimenticavo proprio del Parkinson, di tutto, insomma, stavo con loro, solo con loro. E quindi niente, insomma, niente, veniva da solo. Sì. È anche molto brava a disegnare, devo dire, e in questi anni io ho visto i primi disegni che facevi, sì, quando anni fa, che sei partita facendo dei segnalibro, no? Sì. che donavi a tutti i tuoi, sì, amici, infatti, ho torturato tutti. E però devo dire che colpiscono molto anche questi disegni, se comprate il libro colpiscono molto, perché hanno una grafica che è bella, insomma, è creativa e colpisce sicuramente più un bambino, ma secondo me anche è immediato, insomma, sono disegni molto bello. Semplici, non sono complicati, insomma, sono molto colorati, quindi adatti. Poi alla fine del libro ci sono anche delle schede didattiche, e infatti l'ho progettato anche per un uso nelle scuole. E c'è anche l'inglese. Sì, è stato anche tradotto da mia carissima amica in inglese, perché l'ambizione del libro è quella di andare oltre le frontiere dell'Italia, insomma, quindi andare oltre. Quindi sì, penso che sia abbastanza completo come libro per bambini. C'è stata una bambina che ha visto una volta il disegno della protagonista e mi ha detto: che bella principessa maestra. Anni fa, sì, è stata solo una bimba che l'ha vista. Se mi permetti, io, sì, perché è bellissimo il libro, però io volevo leggere un brano di una poesia, se posso, sì, che è sempre di Rossana, perché dimostra la sua sensibilità, che io ammiro. E io come medico sono un po' contento, perché noi abbiamo sempre paura di noi di rovinare magari la spontaneità, eccetera. Invece Rossana non si lascia con i nostri farmaci, per fortuna io non ho fatto danni, insomma.
E a me piace molto questa, leggo solo la prima perché dopo penso che, che pubblicherai anche le poesie, ed è, si intitola Sulle vie del tempo, questo l'ha scritto Rossana. E cammino lungo le vie del tempo, dove incrocio altri che le percorrono, da quando venuti in questo mondo sperimentano la gioia e il dolore. E scopro il velo che pietoso copre antiche paure diversamente vissute, che gli abiti del cuore indossano e di amore e di odio parlano. Io mi fermo qua, a me è piaciuta tantissimo questa profonda, insomma. Sì. Bene, grazie. E non, dovrei dire la storia finisce qui, ma non è finita, la storia comincia adesso. Sul tavolo, alle vostre spalle, ci sono un po' di libri e altro materiale che potete acquisire. E vi invito, non tutti, c'è un po' alla volta, facciamo una cosa soft, la mostra inizia da sotto, o finisce, insomma, comunque c'è un percorso un po' obbligato che vi costringerà a tornare qui sopra e vedete quel lato lì invece è dedicato ai caregiver. Allora, nel ringraziarvi e salutarvi, io devo con piacere ringraziare e salutare i presidenti delle diverse province che sono qui faticosamente con noi. Volevo ringraziare anche Nicolò e la Sara che sono stati, sono i nostri grafici e che penso che mi, se mi incontrano per strada mi mettono sotto, insomma, ecco, perché li abbiamo non sfruttati, ma costretti a lavorare oltre misura dopo cena, di sabato e domenica. Sono stati meravigliosi. E così come vanno ringraziati adesso, perché è un pre-ringraziamento rispetto a quello che farò domani, e il consiglio direttivo nella figura del vicepresidente Michele, che non vedo ma c'era, eccola là Michele, grazie, dell'Anna, Anna dove sei Anna? Ecco, la nostra responsabile amministrativa, quindi la vedo già in carcere io. Vabbè? Poi abbiamo Alberto, che non so se c'è stasera, non lo vedo, e Paola, la inossidabile Paola, che corregge le bozze e poi con grande classe me le sottopone senza farmi sentire in colpa perché mi è sfuggita un errore di grammatica o quant'altro. Ecco. E devo ringraziare anche Patrizia Palacariello con la sua Venezia Congress, che è veramente l'anima di questo lavoro. Senza contare che alla fin fine qua ci sono le nostre storie, quindi l'anima è nostra. Io ho finito, vi invito a seguire la mostra. E una domanda, Giangi, voglio farti. In quella fotografia ci sei te in Africa, in mezzo agli elefanti e a dei tir, o sbaglio, dei caterpillar, degli scavatori. Ti senti più un caterpillar o un elefante? Grazie. Buona serata a tutti e grazie per essere intervenuti.
Thank you.